È stato presentato nella sede della Presidenza della Regione Toscana di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze il progetto Crescita e Comunità Toscana di Bonifiche Ferraresi SpA, gruppo agroalimentare quotato in borsa, che prevede investimenti per circa 100 milioni in Toscana nei prossimi 3 anni, orientati a innovazione in agricoltura, biodiversità e sostenibilità, con un incremento dell'occupazione di 200 unità. Progetti in cui, ha detto il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, pubblico e privato si incontrano per valorizzare l'agroalimentare. Sentiamo che anche in termini di lavoro, di occupazione, di innovazione tecnologica, di possibilità di mostrare attraverso la filiera corta uno stile di vita e dei prodotti che si allineano a quello che è la crescita del modo di vivere, della qualità nostra, ecco che questo rapporto con Bonifiche Ferraresi è indubbiamente molto interessante. Tra i principali obiettivi del progetto di Bonifiche Ferraresi ci sono la creazione di un'infrastruttura digitale al servizio dell'agricoltura e iniziative di sviluppo in Valdichiana e in Maremma, rispettivamente con il recupero del secondo lotto delle Leopoldine e di un'azienda di oltre 1.100 ettari per creare un grande polo biodinamico. Rappresentano anche veri e propri progetti di comunità. Un'attenzione alle comunità in cui BF è arrivata in questi anni significa recupero del territorio, il recupero delle varietà locali, ma anche investimenti industriali capace di attrarre delle direi competenze che fino ad oggi all'agricoltura hanno guardato magari con un occhio più marginale. Il progetto Crescita e Comunità rappresenta per la Toscana un'importante occasione di valorizzazione e di sviluppo del territorio con le sue specificità agricole e sociali. Un piano di investimenti che fa leva soprattutto sull'innovazione tecnologica e su strumenti su cui stiamo davvero lavorando. Io sono molto soddisfatto di averlo accolto qui. Federico Vecchioni, il sindaco Giuntini, gli altri sindaci, perché c'è stato uno sviluppo, un ampliamento delle iniziative di Bonifiche Ferraresi oltre al centro originario anche in Maremma e di conseguenza questo fa bene ad un territorio che vive soprattutto di agricoltura e di turismo. L'operazione che oggi viene presentata è un'operazione in qualche modo simbolo anche di quello che possiamo fare, è un'operazione che recupera territorio, che sviluppa la biodiversità, che mette il turismo, anche il recupero degli edifici che ci sono in moto di nuovo, proprio per far attrattiva e promuovere il territorio in tutti i suoi valori.